Un'inaspettata confessione di Michelle Hunziker dal suo profilo Instagram. Si tratta di un post molto personale, pubblicato probabilmente a mo' di bilancio in relazione dei suoi 40 anni, che compirà il prossimo 24 gennaio. Due sono le cose che mi danno noia. A me non piace perdere il controllo. Da quando sono piccola, faccio domande allo sfinimento alla gente per capire, per sapere, per avere tutto il quadro chiaro. I medici che hanno avuto a che fare con me si mettono le mani nei capelli quando vedono il mio numero comparire sul cellulare. Chiedo tutto, mi fa sentire al sicuro. Mia figlia Aurora dice sempre che non ha mai visto sua madre sbronza in vita sua e mai mi vedrà, perché anche in quel caso perderei il controllo e inorridisco solo all'idea. Lei confida nella mia festa dei 40 anni per farmi smollare. Ma sarà una battaglia persa. Chi mi ama deve sentirsi protetto da me. La seconda cosa che mi manda su tutte le furie è la menzogna. Anche la più piccola. Non la capisco, mi ferisce nel profondo e mi fa perdere la fiducia. Io mi fido fino a prova contraria, se mi deludi mi spezzi il cuore. Comunque sono un po' di anni che nessuno mi delude più e sono fortunata ad avere persone meravigliose accanto sia nel lavoro che nella vita privata. Vi voglio bene. Intanto Michelle Hunziker ha regalato un cane a Belen Rodriguez. Tra le due sembra ormai essere nata un'amicizia davvero sincera grazie all'esperienza condivisa. Striscia la notizia che, seppur breve, le ha fatte legare. Si scambiano spesso messaggi in pubblico sui social, ma di recente anche regalini. La conduttrice svizzera ha regalato un barboncino alla soubrette argentina. La Rodriguez si è fotografata col cane, rivolgendo a Michelle un saluto e un ringraziamento. Ancora dobbiamo pensare al nome, ma ci piace. Grazie Michelle Hunziker, è un maschietto. Aiutateci. Chi se ne frega.